Allora, Chandra vuol dire luna, Chandra è il nome della luna, e Granta vuol dire, interessante perché di solito lo traducono come campana, ma in realtà Granta è una specie di gong, non so se avete mai visto quegli strumenti musicali rotondi, grossi, che bam, bam, si picchiano insieme. Sì. Eccoli, quelli grossi si chiamano Granta. Quindi Chandra Granta è quella che porta la luna come gong, come cembalo, e la porta sulla testa, che qui non si vede un granché, però praticamente la falce di luna sulla testa. Vedete qui l'immagine di Chandra Granta che cavalca la tigre, ha un bel vestito rosso e ha una serie di armi, di simboli in mano che non è male. Allora, la descrizione di Chandraganta è quella che si prepara per andare in guerra. La vita è una battaglia, signori, per chi non se ne fosse già accorto. Teniamo a precisare che la sadhana spirituale ci aiuta anche ad affrontare la vita di tutti i giorni. Ma non solo la vita di tutti i giorni, anche il progresso spirituale è un po' una battaglia, perché dobbiamo combattere contro i famosi sei nemici, Satripu, descritti dalle scritture vediche, che sono appunto la lussuria, la collera, l'avidità, l'invidia, eccetera. Per cui dobbiamo combattere. Le armi che ci porta Chandraganta sono, per esempio, la mazza. Si vede la mazza in questa mano, poi c'è la spada, l'arco, le frecce, la freccia, poi c'è il trishula, c'è il tridente. Sono armi, anche se non non sono generalmente chiamati in questo modo, il fiore di loto e il japamala. Questo coso che pende dalla mano di solito è un japamala, ma può essere anche un piccolissimo kamandalu. Ci sono ancora due mani che hanno il Abhaya Mudra e il Daya Mudra. Allora, l'Abhaya è il simbolo di protezione. Abhaya significa senza paura. Mentre il Varada Mudra è quello che dà benedizioni, cioè che conferisce le cose buone. Abhaya toglie. Eh? Varada, scusami. Varada. Vara significa benedizione, da vuol dire che dà. Varada Mudra vuol dire che dà le benedizioni. Abhaya vuol dire che porta via la paura. Nella simbologia iconografica induista, la mazza schiaccia, la spada taglia e l'arco e la freccia colpiscono il bersaglio. Quindi queste sono quattro simboli del lavoro che bisogna fare per educare la mente nel lavoro di meditazione. Bisogna schiacciare quello che è negativo, quello che è male. Bisogna tagliare quello che è bene da quello che è male.
e bisogna usare l'arco e la freccia per trovare il bersaglio giusto. Quindi queste sono le attività, queste sono le armi che si usano nella meditazione, nel lavoro del sadhana per il progresso spirituale. Ora, il fiore di loto, oltre ad essere una benedizione, è anche il simbolo del sole. Allora, Chandraganta, si vede dietro che c'è il sole, giusto? Chandraganta è la manifestazione del sole. Voi conoscete il Gayatri Mantra? Sì. Benissimo. Conoscete il significato del Gayatri Mantra? Sì. Sì, a grandi linee. Ok. Om Bhur Bhuvah Svah. Svaha. Sono i tre mondi. Bhur sono i mondi terrestri, cioè le dimensioni. E quando i Veda parlano di mondi non dobbiamo pensare al planetario, dobbiamo pensare alle dimensioni. Quindi Bhur è la dimensione terrestre. Bhuvah è la dimensione sotto la terra, al di sotto della terra, e Svar è la dimensione al di sopra della terra. Quindi Bhur sono gli esseri umani, Bhuvah sono diciamo così, gli esseri che hanno una consapevolezza inferiore a quella degli umani, e Svar sono i Deva. Tat Savitur Vareniam. Tat significa quello e indica Dio, indica il Brahman. Savitur significa di Savitar, del sole. Savitri è la forma femminile del nome del sole. Vareniam significa lo splendore, la radiosità, la forza, la potenza. Quindi, Savitur è interessante sapere che Savitri, Gayatri è chiamata anche Savitri, perché è il sole. La Gayatri, la madre dei Veda, è il sole. Vediamo in certe lingue, per esempio in tedesco e nelle lingue nordiche, il sole è di genere femminile. Sì, è vero. Quindi nelle culture, in molte culture, che la venerazione al sole viene fatta in una forma femminile. Quindi il sole è sia maschile che femminile, è il ponte tra maschile e femminile, perché è la fonte di vita, di potenza, di calore, che dà la vita, toglie la vita. E queste sono le caratteristiche fondamentali della madre. Il sole nutre, il sole asciuga, il sole conforta, scioglie. Sono tutte caratteristiche della madre. La prima concezione, la prima idea di divinità per l'essere umano diciamo, nell'evoluzione della consapevolezza della civiltà è Dio come madre, perché ogni bambino prima della nascita e subito dopo la nascita per un bel periodo di tempo ha la consapevolezza costantemente concentrata sulla madre. Non si differenzia, la sua identità non è differente da quella della madre. Quindi l'idea di Chandraganta come madre sole si manifesta qui nella meditazione. La prima e più importante pratica che il Brahmachari impara nella Gurukula è il Gayatri Mantra. La Gayatri Mantra, per essere più precisi. Quindi, Gayatri, Om Bhuvah Svah, Tat Savitur Vareniam, Bhargo Devasya Dhimahi, Grazie.
Yona Prachodaya. Bhargo è lo splendore. Varanyam sono due Varanyam Bhargo sono due termini che si assomigliano molto. La radiosità dello splendore o lo splendore della radiosità, vedete voi, perché più o meno hanno lo stesso significato. Devasya significa di Dio. Dhimahi, io medito. Io, quello. Na, a noi. Prachodayat, possa ispirare. Possa dare energia, dare forza, dare ispirazione. Quindi, Chandraganta ci dice, va bene, cominciamo la pratica. La Brahmacharya significa innanzitutto meditare sul sole. Perché si medita sul sole? Perché il sole purifica. Il sole dà forza, dà salute. Sappiamo, Surya Namaskar. Surya Namaskar è la pratica di base dello yoga, giusto? Dico bene? Mm-hmm. Perfetto. Quindi, tutta la sadhana comincia dal sole. Ci si alza la mattina col sole, possibilmente un pochino prima del sole, se si potesse. E si chiama Brahma Muhurta. Il Brahma Muhurta è quelle due ore, un Muhurta corrisponde a due ore. Come si scrive Brahma? Sì, te lo metto, allora, stop, share, vado sul chat, di nuovo, te lo scrivo subito. Allora, Brahma, Muhurta, voilà. Grazie. Allora, Brahma, sappiamo che è Brahman, non è Brahman il creatore, Brahman in generale, e Muhurta è la misura di tempo specifica. Nel Bhagavata Purana c'è un bel capitolo che è dedicato alle misure del tempo e c'ha tutte le terminologie, fantastico. Quindi Muhurta sono circa due ore. E sono le due ore a cavallo dell'alba. Generalmente un'ora prima e un'ora dopo. Questo ovviamente non è, diciamo così, sempre uguale durante tutto l'anno, perché specialmente nei paesi temperati l'alba e il tramonto variano. All'equatore no, all'equatore sono sempre uguali, ma più si va lontano dall'equatore, più ci possono essere delle variazioni importanti dell'orario dell'alba e del tramonto. Comunque, in generale, secondo la fisiologia del pianeta e la fisiologia umana, il Brahma Muhurta è il momento in cui cambiano le maree. E cambiano le maree dei mari, dei fiumi e anche delle acque del corpo umano. Bellissimo. Quindi le acque del corpo umano significa che un'ora prima dell'alba di solito uno si alza per andare al gabinetto. Sì, è vero, sempre la pipì. La mattina mi sono svegliata alle 5. Classico. E bisogna andare, perché e poi alla fine mi sono alzata, tanto la sveglia era 5:30. No, perché quello è il momento in cui cambia la marea e il corpo si libera dai rifiuti, dai liquidi e anche un po'. A volte non sempre quello. non andiamo nel particolare, perché non è caso. io trattengo, ecco, questo non è bene, lo so, vabbè, te lo sai, non c'è bisogno di dirti. Ok, un'altra cosa interessante delle maree non sono soltanto i liquidi, ma sono anche il prana. Cambiano i flussi del prana.
Per cui se voi fate l'esperimento, voi che siete pranayamine, avete mai notato che in certi momenti della giornata si riesce a respirare ugualmente da tutte e due le narici? È vero. Spontaneamente. Sì. Quali sono questi momenti? Sono i sandhya. L'alba? Al mattino presto. L'alba. E quello che si avvicina di più alla tua alba. Cioè, il tramonto e il pranzo. C'ha il suo fuso orario, tu c'hai l'alba un attimino più avanti. La mia è un po' decalée, come si dice in francese. C'è il suo fuso orario. Però più vicino andiamo all'alba, più la respirazione naturale avviene dalle due narici, perché è il flusso della terra, del pianeta. Parliamo di mare, ma non è solo mare, è proprio il prana anche, è l'energia. L'acqua è sostenuta dal prana. Non identifichiamo il prana con l'ossigeno, per carità, però l'ossigeno, diciamo così, è attratto dal prana. Quindi quello che contiene ossigeno contiene prana. Per cui il sangue contiene ossigeno, l'acqua contiene ossigeno, l'aria contiene ossigeno. Quindi se noi pratichiamo pranayama all'alba, a mezzogiorno, al tramonto, a mezzanotte, il pranayama viene naturale. Per cui questo particolare, questa modalità di respirazione che è sama, da tutte e due le narici, uguale, equilibrata, è la migliore modalità per la meditazione. Il pranayama ha due scopi. Uno, aiutarci a realizzare questa posizione di sama il più possibile durante il resto della giornata. Due, controllare il prana in modo da mantenerlo dentro nel corpo circolante, funzionante nel modo ottimale. Con il pranayama vero, autentico, si può prolungare la vita in questo corpo praticamente quasi all'infinito. Ovviamente siamo in Kali Yuga, non è che ci sono, cioè, tanto, diciamo così, che sia molto facile praticare il pranayama. Perché ci sono, prima di tutto, la qualità dell'aria non è un granché. Quindi se noi utilizziamo l'aria per regolare il nostro prana, se l'aria è inquinata, andiamo male. Secondariamente... Andate avanti, tanto io sono qui dietro e vi sento. Sì. Ci odi. Nel senso, non di odio, ma di udito. Ok. Quindi, stavo dicendo che il pranayama, praticare pranayama in Kali Yuga è un po' difficile. E bisogna stare attenti, perché si gioca con la pressione dei pneumatici. C'è molta gente che pensa, dice, pratico pranayama tipo Kapalabhati, cos'è? Per dimagrire. Ah, davvero? C'è anche questo? Ma che faccio? ed è pericolosissimo, perché se uno dice, devo dimagrire, vai col Kapalabhati, poi dopo gli scoppia la pressione del sangue. No, esatto. Ehi! Cioè, per dimagrire si fa venire una trombosi, non lo so cosa dire, un'ischemia. Cioè, no grazie, dai. Cioè, bisogna far capire alla gente, questo sicuramente è un lavoro che bisognerà, diciamo così, come dire, convincere gli istruttori yoga, se faremo dei corsi per gli istruttori yoga. Sì, cioè, quando? Quando, giusto, giustissimo, mi piace questo elemento, è ottimo. Sì, ormai è sempre così, appena mi arriva un... Zacchetta. Lo schiaccio, addosso. Dicevamo, cioè perché io c'ho sempre... La massa, è la massa, sì, è la tua massa, vai. Stamattina, no, non ce la faccio.
Paf, esatto. Basta, è sì. Lei, è lei. Chandraganta ha colpito il cuore. Vai, vai con la mazza, mazzoliamo. Sì, sì. Perfetto, perfetto. Per cui stavo dicendo, no, quando dovremmo far capire agli istruttori di yoga che bisogna dire alla gente che il pranayama non è un giochino. Non è, ecco, questa era l'unica cosa forse positiva che ci aveva insegnato il nostro maestro, sì, egoico. Come maestro, insegnante, che maestro, mica è maestro. Il maestro egoico è un controsenso. Insegna, diamo il giusto peso alle parole. Maestro egoico è proprio un controsenso, quindi esatto. È come dire. Ok. Ci dica. Cosa ha insegnato l'insegnante? Ci aveva detto occhio al pranayama, forse perché non poteva insegnarcelo, quindi sì, esattamente, cioè, praticamente ci ha terrorizzato nell'usarlo. Sì. Infatti io ho iniziato da pochissimo a farlo perché terrorizzare magari no, però diciamo che bisogna dire alla gente che non è la pillola, capito, miracolosa, che uno dice vai, faccio il pranayama, dimagrisco 5 kg una settimana. Non è una bella idea, perché appunto si squilibra le energie, si squilibra tutto. Poi dopo parleremo di più dello yoga con calma. Adesso concentriamoci sulla nostra. Quindi l'ultima una domanda. Dimmi. Lo pratichiamo all'alba, a mezzogiorno. Io ho messo mezzanotte, ma c'era un altro punto, un altro tramonto. Al tramonto, ok. Cioè, allora, si chiama, te lo scrivo, Sandhya Vandana, che vuol dire l'offrire omaggio, meditazione, ai punti di unione. Sandhya sono i punti di unione, che sono l'unione del giorno e della notte, del mattino e del pomeriggio. Allora, l'alba è l'unione tra la notte e il giorno. Il mezzogiorno è l'unione tra mattino e pomeriggio, il tramonto è l'unione tra il giorno e la notte, e la mezzanotte è Sandhya nascosto perché è nel buio, quindi cioè, non si sa esattamente quando sia. Mezzogiorno si vede perché il sole. Infatti Sandhya Vandana è di solito diciamo primariamente associato alla Gayatri. Quindi la Gayatri si dovrebbe recitare 3 volte al giorno, all'alba, a mezzogiorno e al tramonto. Chi non può farla a mezzogiorno la fa all'alba e al tramonto, è già qualcosa. Insomma, non è un Trivandia. Ora, ragazze, scusate, ma io tra un minuto devo andare e probabilmente si chiuderà anche la vostra perché io devo entrare nell'altra, quindi essendo la mia. Ah no, giusto, io tra l'altro ho parlato ieri con Deva, gli ho detto che gli mandavo il link e invece no. Ok. Vabbè, glielo mando poi, dopo glielo rimando. No, ma esatto. Va bene, quindi niente, sì. Un'altra cosa veloce, poi dopo eventualmente io vado avanti con Anika. Ma si chiude. Si chiude, allora no, facciamo così, ti mando io, ascolta e Paramà. Per favore, se parlate ancora di queste cose, mi mandate la registrazione. Sì, la registro io, Ciccia. Grazie. Paramà, come ti posso, tu ti colleghi col computer perché ti posso mandare un'email immediatamente con il link alla mia sala. Anche perché io da farti ho cominciato a leggere il primo capitolo e ho da farti tipo 500 milioni e di domande. E domani ci connettiamo prima? Così. Ma mi va benissimo a me. Bisogna vedere se per non andare avanti da sole. Ce la fa. Cioè, se no tu vai avanti. Cioè. Alle 7? Dai, ci siamo un'ora insieme. Alle 7 ce la posso fare. Così facciamo un'ora insieme, che non è più bello che andare che spezzarlo. Giustamente, dai, grazie. Bye. Dai. Ciao, poi ci sentiamo dopo. Ciao. Ok. Ti mando il coso. Grazie, ciao.